Ciao ragazzi, dunque la Francia è campione del mondo, a Russia 2018 il titolo va alla Francia che batte 4-2 la Croazia, una Croazia che lotta sicuramente ma che alla fine era tremendamente meno forte di una Francia con troppa troppa qualità. Nel primo tempo la Francia è passata subito in vantaggio con un'autorete di Mandzukic su un cross meraviglioso di Griezmann, davvero una pennellata meravigliosa. Poi è arrivato il pareggio di Perisic, un grandissimo gol di Ivan Perisic che aveva dato l'illusione alla Croazia di potersela giocare, ma poi sempre Perisic causa il rigore che porta il gol di Griezmann su rigore. Poi Pogba nel secondo tempo e Mbappé chiudono praticamente la partita sul 4-1, poi il gol di Mario Mandzukic riporta la partita con un risultato meno pesante, però la Francia era più forte e credo che qua l'abbia fatto vedere. Ho trovato tante similitudini tra questa partita della Francia con la Croazia, con la finale di Cardiff, Juve-Real e la finale di quest'anno a Kiev, Liverpool-Real, cioè la squadra meno forte che ci ha messo l'anima, ha provato in tutti i modi a vincere, ma la forte che ogni volta che attaccava trovava il gol. Questa Francia era Real ovviamente e la Croazia ha fatto la parte della Juve e del Liverpool. Troppo troppo forte questa Francia. Complimenti a Deschamps che diventa il terzo allenatore della storia ad aver vinto la Coppa del Mondo da allenatore e da giocatore, sia da allenatore che da giocatore. C'erano riusciti soltanto Beckenbauer e Mario Zagallo. Complimenti anche a Blaise Matuidi, non solo l'unico giocatore della Juve campione del mondo, ma è anche l'unico giocatore della Serie A campione del mondo. Quindi complimenti per Blaise Matuidi. Diciamo che se avesse vinto la Croazia avrebbe fatto felice mezza Serie A, appunto, anche per questo. E invece fa felice soltanto Blaise Matuidi, che è dunque il 25esimo campione del mondo della Juventus, della storia della Juventus. Ragazzi, finiscono qua questi mondiali, non vi nascondo un po' l'emozione nel salutarvi in questa avventura, perché è il primo mondiale da youtuber. È stato un piacere fare video, anche se a volte è stressante perché corri, fai, disfai, eccetera, però è stata davvero una gran bella emozione. Ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video, il canale ovviamente non va in vacanza. Vi saluto e al prossimo video, ciao!